Bentrovati su Dealflower e diamo subito il benvenuto al nostro ospite Alejandro Galán, Sustainability Leader di Mazzar. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie. Parliamo di sostenibilità, perché? Perché al centro delle strategie aziendali, in cima alle agende dei top manager, c'è la sostenibilità. Alejandro, confermi? Confermo. Chi lo dice? Lo dice Mazzar? Sì, ma non soltanto. Non solo, lo dice il pianeta, lo dicono le istituzioni e lo dicono le aziende. E lo dice anche un vostro report, il nome è C-Suite Barometer 2023, edizione annuale, in cui cercate di monitorare i bisogni e i desideri di decisori aziendali chiave di 27 paesi del mondo. Prima del Covid l'Italia era un po' indietro quando parliamo di sostenibilità, è ancora così? Non è ancora così, la pandemia ha accelerato i tempi, ha accelerato l'organizzazione, il cambiamento climatico ha accelerato insieme alla pandemia tutte le decisioni, soprattutto dei board, dove stanno intervenendo per introdurre la sostenibilità nella strategia aziendale. Quante imprese, abbiamo qualche numero, nel senso qualche numero che riporta effettivamente quanto l'Italia sia predisposta, si stia predisponendo verso questo obiettivo? Il report ci indica che il 78% delle aziende in Italia predispongono un bilancio di sostenibilità. Perfetto. E questo 78% rendicontano tutte le informazioni che le normative attualmente in essere richiedono. Che è molto diverso da quello che verrà in futuro. Insomma, già il 78% è un'ottima percentuale, mentre ovviamente ci sono anche le aziende che partono da zero. Il 36% di questo, del campione dice di essere di aver messo in conto di mettersi in regola con gli obblighi della sostenibilità. Ok, quindi insomma conferma che effettivamente abbiamo fatto dei passi in avanti, come dicevi tu, insomma, grazie all'accelerazione post-Covid, ma comunque di strada ce n'è ancora da fare, ovviamente. Allora io ti chiedo, siamo pronti per quello che è la direttiva europea, la cosiddetta CSRD, magari spiegando anche di che cosa si tratta, insomma l'Italia c'è? L'Italia c'è. E il 58% delle aziende intervistata dichiara di essere pronta agli obblighi che la CSRD richiede. La CSRD è una normativa molto, molto complessa, molto esigente, è l'evoluzione della normativa che già c'è in essere, che è la NFRD, la Non Financial Information Directive. È una normativa che richiede un cambio strutturale, un cambio radicale, un cambio in modo di comunicare e richiede anche globalmente un cambio nel modo di operare e di pensare, insomma, delle aziende. Che si ricollega poi a quella famosa sigla che oramai sappiamo tutti a memoria, anche magari chi non sa di cosa si tratta, ma ESG è proprio qui che si arriva. Si arriva perché l'Europa vuole che le aziende siano pronte, si arriva perché vuole che siano pronte tutte le aziende. Io sempre dico che la CSRD costringe un tot di aziende che rientrano nel perimetro, ma tutte le altre aziende saranno costrette a seguire le aziende che entrano nel perimetro. E a questo punto come si inserisce Mazzar, come si inserisce la consulenza guardando proprio la vostra attività? E noi accompagniamo le aziende attraverso, dato che siamo un'azienda, una partnership integrata, accompagniamo le aziende in tutti i sensi, con tutti le nostre service line, soprattutto con quella della sustainability, a raggiungere un punto dove l'azienda possa dire che non solo è compliant con le normative, ma ha cambiato il loro pensiero e il loro modo di operare. Noi, attraverso una serie di step, noi abbiamo un operato attraverso step dove arriviamo, facciamo un assessment, perché non tutte le aziende partono dallo stesso punto. Allora dobbiamo verificare che l'azienda abbia punti forti, dove l'azienda ha punti forti e ha punti deboli. La strategia non è mai la stessa per tutte. Chiaro. Perciò analizziamo l'azienda, verifichiamo insieme al board che cosa si vuole raggiungere, non solo la compliance normativa, che quella è di obbligo, ma che cosa si vuole raggiungere,
come si vuole raggiungere, partiamo con una pianificazione del lavoro e poi implementiamo insieme ai nostri consulenti di tutte le service line, perché partono e partecipano insieme a noi anche i colleghi da Liga, i colleghi dal Tax, insomma è un gruppo molto integrato, quello della sostenibilità, che viene integrato dalle altre service line. Noi lavoriamo in questa maniera, nonostante abbiamo un team specializzato, perché in Mazars crediamo che questo cambiamento sia radicale e sia molto serio. Abbiamo visto con non so se avete visto le alluvioni che abbiamo avuto, perciò questo richiede serietà, e noi abbiamo composto il team con delle persone con delle capabilities specializzate, dove abbiamo un team di ingegneri per la consulenza della trasformazione, uno per la consulenza della pianificazione, uno per la consulenza della redazione e anche la parte dell'assurance, che anche la normativa della CSRD richiede un bilancio di sostenibilità che sia certificato da un ente. Beh, l'abbiamo detto, oltre 100 paesi è attiva Mazars con 47.000 professionisti e Mazars sostiene multinazionali, insomma privati e anche e soprattutto piccole e medie imprese. Prima di salutarci, domanda e ti chiedo una risposta veramente breve, perché alla fine, se parliamo di sostenibilità, guardando al futuro, c'è net zero, l'obiettivo net zero entro il 2030. Dal vostro punto di vista, veramente risposta quasi telegrafica, è un obiettivo eccessivamente ottimista o ce la facciamo? Ce la facciamo. Noi come Mazars aderiamo agli SBTI, no? Che sono gli obiettivi di riduzione del carbonio. Sì. Pensiamo che noi siamo nella fase di strategia e poi di implementazione di questi obiettivi. Pensiamo che ci si può fare, ce la possiamo fare al 2030, però dobbiamo farlo tutti, globalmente, perché nessuno è un'isola, come si dice in inglese. Vero, nessuno è un'isola, ma si dice anche in italiano. E su questo tema ovviamente ci torneremo, perché come avete visto è complesso ma anche molto ampio da sviluppare. Perché no, lo faremo ancora una volta con l'aiuto di Alejandro Galán e di Mazars, Sustainability Leader di Mazars, che ringraziamo. Grazie Alejandro. Grazie a voi. E ovviamente buon lavoro. Alla prossima. Grazie, arrivederci.